Capitolo 22. Tre ore dopo, Penelope era ancora seduta sul divano in salotto a fissare il vuoto, cercando una soluzione ai suoi problemi. Anzi, al suo problema. Ne aveva soltanto uno, ma talmente grande che valeva per mille. Non era una persona aggressiva, ma al momento avrebbe volentieri tirato il collo a Cressida. Guardò la porta con un cupo senso di fatalismo, aspettando che il marito tornasse a casa. Il momento della verità si stava avvicinando e a quel punto avrebbe dovuto confessargli tutto quanto. Di certo Colin non le avrebbe detto «ti avevo avvertita», ma l'avrebbe pensato. L'idea di tenerglielo nascosto non l'aveva sfiorata neanche per un attimo. Le minacce di Cressida non erano qualcosa che si poteva nascondere a un marito e inoltre avrebbe avuto bisogno del suo aiuto. Non aveva ancora deciso che cosa fare, ma di certo non poteva farlo da sola. Tuttavia, una certezza ce l'aveva. Non avrebbe mai ceduto al ricatto. Cressida non si sarebbe mai accontentata di 10.000 sterline, sapendo di poterne ottenere di più. Se avesse ceduto adesso, avrebbe continuato a pagarla per il resto della vita. E questo significava che di lì a una settimana Cressida avrebbe rivelato al mondo intero che Penelope Federington Bridgerton era l'infame Lady Whistledown. Penelope comprese di avere solo due possibilità. Poteva mentire e dare della pazza a Cressida, sperando che tutti le credessero, o poteva cercare di sfruttare la rivelazione di Cressida a proprio vantaggio. Ma non aveva la benché minima idea di come farlo. «Penelope!» La voce di Colin. Avrebbe voluto lanciarsi fra le sue braccia, ma non riuscì a muoversi. «Penelope!» ripeté questa volta in tono preoccupato. «Dunwoody mi ha detto che Cressida è stata qui». Le si sedette accanto e le sfiorò una guancia. Voltandosi, Penelope vide la sua espressione preoccupata. Fu a quel punto che finalmente si concesse di piangere. Strano come fosse riuscita a tenere tutto dentro fino ad allora, finché non lo aveva visto. Adesso Colin era lì e lei riuscì soltanto a sprofondare il volto nel suo petto e ad accoccolarsi tra le sue braccia. Come se bastasse la sua sola presenza a risolvere tutti i suoi problemi. «Penelope, cos'è successo? Cosa c'è che non va?» Penelope si limitò a scuotere la testa. Doveva prima trovare le parole giuste, farsi coraggio, smettere di piangere. «Che cosa ti ha fatto?» «Oh, Colin!» disse recuperando energia sufficiente per sollevare il capo e guardarlo in faccia. «Lei sa tutto!» Colin impallidì. «Come?» «È colpa mia!» sussurrò tirando su col naso. «Non è colpa tua», replicò lui con voce tagliente, porgendole un fazzoletto senza distogliere lo sguardo. Penelope fece un sorriso mesto. Sapeva che il tono duro di Colin era rivolto a Cressida, ma anche lei lo meritava. «È vero, è accaduto esattamente ciò che hai detto tu. Non ho fatto attenzione a ciò che scrivevo. Ho fatto un passo falso». «Che vuoi dire?» domandò lui. Lei gli spiegò tutto, cominciando dall'entrata di Cressida e terminando con la sua richiesta di soldi. Confessò quindi che la sua imprudente scelta delle parole l'avrebbe condotta alla rovina. Ironico, vero? Aveva davvero l'impressione che le si spezzasse il cuore. Mentre parlava, sentì che Colin era sempre più distante. La stava ascoltando, ma non era veramente con lei. Stava tramando qualcosa, ne era sicura. Era terrificante e al tempo stesso emozionante. Qualsiasi cosa stesse tramando, lo stava facendo per lei. Detestava il fatto che si ritrovasse in quella situazione per colpa della sua stupidità. Ma mentre lo osservava, non riusciva a contenere una solleticante eccitazione. «Colin!» gli chiese con voce esitante. Aveva parlato per quasi un intero minuto
e lui non l'aveva mai interrotta. «Mi occuperò io di tutto», la rassicurò. «Non devi preoccuparti di nulla». «Ti assicuro che è impossibile», commentò lei con voce tremante. «Le promesse nuziali sono un impegno serio per me», replicò Colin con tono spaventosamente pacato. «Ho promesso di onorarti e proteggerti, no?» «Lascia che ti aiuti!» esclamò lei d'impulso. «Insieme possiamo risolvere questa situazione!» Lui le rivolse una specie di sorriso. «Hai una soluzione?» «No», rispose scuotendo il capo. «Ho riflettuto tutto il giorno e non so, anche se...» «Anche se cosa?» domandò Colin alzando un sopracciglio. Penelope aprì la bocca e disse: «E se invocassi l'aiuto di Lady Danbury?» «Hai intenzione di chiederle di pagare Cressida?» «No! Vorrei chiederle di farsi passare per me!» «Prego?» «Sono già tutti convinti che sia lei Lady Whistledown», spiegò Penelope. «Quantomeno parecchia gente. Se facesse un annuncio...» «Cressida lo confuterebbe subito», la interruppe Colin. «Chi crederebbe a Cressida invece che a Lady Danbury?» Penelope lo guardò con occhi sgranati e serissimi. «Io non oserei mai oppormi a Lady Danbury. Se dichiarasse di essere Lady Whistledown, le crederei probabilmente perfino io.» «Perché pensi che Lady Danbury sarebbe disposta a mentire per te?» «Beh», replicò Penelope, «le piaccio.» «Le piaci?» fece eco Colin. «Sì, penso che mi aiuterebbe volentieri, specialmente visto che detesta Cressida quasi quanto me.» «Pensi che la simpatia che prova per te la porterebbe a mentire davanti a tutta l'alta società?» le domandò dubbioso. «Vale la pena chiederglielo», rispose accasciandosi. Colin si alzò di scatto e si incamminò verso la finestra. «Promettimi che non andrai da lei.» «Ma...» «Promettimelo.» «Lo prometto, ma...» «Niente ma. Se sarà necessario contatteremo Lady Danbury, ma non finché non avrò avuto l'opportunità di escogitare qualcos'altro.» Si passò le dita fra i capelli. «Deve esserci qualcos'altro. Deve esserci qualcos'altro.» «Abbiamo una settimana», lo informò dolcemente, anche se non trovava affatto rassicuranti le proprie parole. Colin si girò con un'espressione decisa, quasi militaresca. «Torno subito», disse dirigendosi verso la porta. «Ma dove stai andando?» gridò Penelope balzando in piedi. «Devo riflettere», replicò fermandosi con una mano sulla maniglia della porta. «Non puoi pensare rimanendo qui con me», sussurrò. I lineamenti di Colin si addolcirono e si avvicinò di nuovo a lei. «Ti amo», le disse con un tono di voce profondo e appassionato. «Ti amo dal profondo del cuore. Ti amo per il passato, il presente e il futuro.» Si chinò in avanti e la baciò una sola volta, dolcemente, sulle labbra. «Ti amo per i figli che avremo e per gli anni che trascorreremo insieme. Ti amo per ognuno dei miei sorrisi e ancora di più per ciascuno dei tuoi.» «Ti amo», ripeté. «Lo sai, vero?» Lei annuì, chiudendo gli occhi mentre accarezzava con le mani le guance di lui. «Ho delle cose da fare», disse. «E non riuscirei a concentrarmi in tua presenza, vedendo le tue lacrime, la tua sofferenza.
Io sto bene, sussurrò lei. Sto bene adesso che ti ho detto tutto. Metterò io a posto le cose, le promise Colin. Devi solo avere fiducia in me. Penelope aprì gli occhi. Ti affiderei la mia vita. Colin sorrise e all'improvviso lei capì che le sue parole erano vere. Si sarebbe sistemato tutto. Forse non quel giorno e forse nemmeno quello dopo, ma presto. La tragedia non poteva coesistere con uno dei sorrisi di Colin. Non credo che dovremmo arrivare a tanto. Osservò con affetto, accarezzandole dolcemente il viso. Quindi andò di nuovo verso la porta e prima di uscire si voltò. Non ti dimenticare della festa di stasera di mia sorella. Penelope gemette. Dobbiamo proprio andarci. L'ultima cosa che voglio è trovarmi in pubblico. Dobbiamo, disse Colin. Daphne non organizza balli molto spesso e le dispiacerebbe moltissimo se non partecipassimo. Lo so, commentò Penelope con un sospiro. Lo so, lo sapevo anche mentre mi stavo lamentando. Mi spiace. Il marito le rivolse un sorriso beffardo. Non devi preoccuparti. Oggi ti è concesso un po' di cattivo umore. Già, commentò lei cercando di ricambiare il sorriso. Proprio così. Ci vediamo dopo, promise lui. Dove stai? Cominciò a dire, ma si interruppe. Evidentemente non era il momento di fare domande. Ma con sua grande sorpresa, Colin rispose: a trovare mio fratello Anthony. Penelope annuì e mormorò: vai pure, adesso starò meglio. I Bridgerton avevano sempre trovato forza negli altri Bridgerton. Se Colin riteneva di avere bisogno del consiglio del fratello, doveva andarci senza indugiare. Non ti dimenticare di prepararti per il ballo di Daphne, le rammentò. Penelope lo salutò e quando fu uscito si avvicinò alla finestra per guardarlo allontanarsi, ma inutilmente. Probabilmente aveva deciso di passare dal retro. Sospirò appoggiandosi al davanzale. Si rendeva conto solo ora di quanto le sarebbe piaciuto vederlo ancora una volta. Chissà quali erano le sue intenzioni. Chissà se aveva almeno un piano. Allo stesso tempo, però, si sentiva stranamente rassicurata. Colin avrebbe sistemato tutto, l'aveva promesso e lui non mentiva mai. Sapeva che l'idea di chiedere aiuto a Lady Danbury non era una soluzione perfetta, ma se a Colin non fosse venuta in mente un'idea migliore, che altro potevano fare? Per ora voleva soltanto svuotare la mente. Era stanchissima e aveva bisogno di rilassarsi e non pensare ad altro che agli occhi verdi di suo marito, alla luminosità del suo sorriso. L'indomani, poi, avrebbe aiutato Colin a risolvere i loro problemi. Ora si sarebbe riposata, avrebbe cercato di dormire un po' e di immaginare come affrontare i membri dell'alta società quella sera, sapendo che Cressida sarebbe stata lì a osservarla, in attesa che compisse un passo falso. Eppure, dopo un decennio passato a fingere di non essere altro che l'invisibile Penelope Federington, si presumeva che fosse abituata a recitare un ruolo e a nascondere la sua vera personalità. Prima, però, il suo segreto era al sicuro. Adesso era tutto differente. Penelope si rannicchiò sul divano e chiuse gli occhi. Certo, era tutto differente adesso, ma questo non significava che dovesse essere peggiore, no? Sarebbe andato tutto bene, certo, doveva essere così, vero? Colin stava cominciando a rammaricarsi di aver preso una carrozza per recarsi dal fratello. Sarebbe andato volentieri a piedi. Camminare era l'unico modo socialmente accettabile per sfogare la sua furia. Ma in quella situazione il tempo giocava un ruolo importantissimo e, nonostante il traffico, una carrozza poteva portarlo a Mayfair più velocemente. Adesso però si sentiva soffocare.
E che diavolo? Non c'era forse un carro del latte rovesciato a bloccare la strada? Fece capolino dallo sportello, sporgendosi mentre la carrozza non era ancora ferma. Buon Dio! Borbottò, osservando la scena. C'erano vetri ovunque, il latte fluiva copiosamente e Colin non avrebbe saputo dire chi strillasse più forte, se i cavalli, ancora imbrigliati, o le signore di passaggio, i cui abiti erano completamente schizzati di latte. Colin balzò giù dalla carrozza con l'intenzione di dare una mano, ma capì subito che Oxford Street sarebbe rimasta intasata per oltre un'ora, con o senza il suo aiuto. E così, dopo essersi assicurato che i cavalli del carro che aveva avuto l'incidente fossero accuditi a dovere, avvertì il proprio cocchiere che avrebbe proseguito a piedi e si incamminò. Fissava con aria minacciosa tutte le persone che incrociava, godendosi il modo in cui distoglievano lo sguardo davanti alla sua palese ostilità. Desiderava che qualcuno facesse un commento, in modo da avere una scusa per azzuffarsi. In realtà, l'unica persona che avrebbe voluto sgozzare era Cressida Twombly, ma non aveva importanza. In quel momento, chiunque sarebbe stato un gradito bersaglio. La rabbia lo stava rendendo irragionevole, poco equilibrato. Non era da lui. Non aveva ancora ben capito cosa gli fosse accaduto quando Penelope gli aveva raccontato del ricatto e delle minacce di Cressida. Era più che rabbia, più che furia. Era una sensazione fisica che gli scorreva nelle vene, che pulsava sotto la pelle. Aveva voglia di picchiare qualcuno. Era andato su tutte le furie quando Penelope aveva pubblicato il suo ultimo articolo e aveva addirittura pensato che non potesse esistere una rabbia maggiore. Si era sbagliato. O forse si trattava di una rabbia differente. Qualcuno stava cercando di fare del male alla persona che amava più di chiunque altro. Come poteva tollerarlo? Come poteva permettere che accadesse? La risposta era semplice. Non poteva. Doveva fare qualcosa. Sollevò lo sguardo, quasi sorpreso di trovarsi già a Bridgerton House. Strano che non gli sembrasse più casa sua. La sua casa era Bloomsbury, la sua casa era con Penelope. Colin! Si voltò. Anthony era sul marciapiede, evidentemente di ritorno da una commissione o da un appuntamento. «Avevi intenzione di bussare?» chiese indicando la porta. Poi notò l'espressione del fratello e aggiunse preoccupato. «Cos'è successo?» «Ho bisogno del tuo aiuto», disse Colin. Non era necessario aggiungere altro. Penelope era già pronta per il ballo quando la cameriera le portò un biglietto di Colin. «L'ha ritirato Dunwoody», spiegò. Quindi abbozzò una riverenza e la lasciò sola. Penelope infilò un dito guantato sotto il risvolto della busta ed estrasse il contenuto. Sull'unico foglio di carta vide la grafia nitida e pulita che le era divenuta così familiare da quando aveva cominciato a correggere i diari del marito. «Questa sera arriverò al ballo da solo. Ti prego di recarti al numero 5. Mia madre, Eloise e Hyacinth ti stanno aspettando per accompagnarti a Hastings House. Con tutto il mio amore, Colin». Certo, Colin era un bravo scrittore, ma non se la cavava granché bene nella corrispondenza, pensò Penelope. Si alzò, lisciando la seta sottile della gonna. Aveva scelto un abito del suo colore preferito, verde salvia, sperando che potesse infonderle coraggio. Sua madre aveva sempre detto che quando una donna appariva bella era perché si sentiva bene, e forse aveva ragione. Per 8 lunghi anni si era sentita a disagio con gli abiti che, secondo sua madre, la valorizzavano. Aveva raccolto i capelli in un'acconciatura morbida che le donava molto, e la sua cameriera aveva anche infilato fra le ciocche qualcosa. Ma Penelope non osava chiedere cosa, che sembrava far risaltare i riflessi rosso ramato. Il colore dei suoi capelli non era mai stato molto in voga, ovviamente, ma una volta Colin aveva detto che gli piaceva il modo in cui la luce della candela li rendeva più caldi e luminosi, e quindi Penelope aveva deciso che in quel caso lei e la moda non sarebbero state d'accordo.
Quando scese al piano terra, la carrozza la stava già aspettando e il cocchiere aveva già ricevuto istruzioni di portarla al numero 5. Colin si era chiaramente occupato di tutto. Non c'era da sorprendersi. Non era il tipo da dimenticare i dettagli. Ma, viste le preoccupazioni di quel pomeriggio, sembrava strano che si fosse preso la briga di istruire il personale quando avrebbe potuto tranquillamente farlo lei. Doveva per forza avere in mente qualcosa. Ma cosa? Stava forse per intercettare Cressida Twombly e farla spedire in una colonia penale? No, troppo melodrammatico. Forse aveva scoperto un segreto su di lei e aveva intenzione di ricattarla a sua volta, silenzio per silenzio. Penelope annuì tra sé e sé mentre la carrozza procedeva lungo Oxford Street. Doveva essere così. Era tipico di Colin pensare sempre a qualcosa di adeguato e maledettamente astuto. Ma che cosa aveva potuto scovare su Cressida in così poco tempo? In tutti gli anni come Lady Whistledown non aveva sentito nemmeno l'accenno di qualcosa di realmente scandaloso riguardante quella donna. Cressida era cattiva, meschina, ma non aveva mai infranto le regole della società. L'unico atto realmente temerario che aveva fatto era stato sostenere di essere Lady Whistledown. La carrozza svoltò verso Mayfair e dopo qualche minuto si fermò davanti al numero 5. Evidentemente Louise doveva essere alla finestra perché si precipitò giù dalle scale e si sarebbe schiantata contro la carrozza se il cocchiere non fosse sceso in quel preciso istante fermando la sua corsa. Quindi iniziò a saltellare da un piede all'altro in attesa che il cocchiere aprisse lo sportello. Sembrava così impaziente che Penelope si aspettava quasi che lo spalancasse lei stessa. Infine, ignorando l'offerta d'aiuto dell'uomo, montò in carrozza e per poco non inciampò nelle proprie gonne ruzzolando a terra. Appena recuperò l'equilibrio, guardò su entrambi i lati della strada con espressione estremamente furtiva e chiuse con violenza lo sportello. «Che sta succedendo?» domandò. Penelope la fissò sbalordita. «Potrei chiedere la stessa cosa a te, visto che hai quasi fatto ribaltare la carrozza nella foga di salire!» «Oh!» sbuffò Eloise. «Puoi incolpare solo te stessa per questo!» «Me stessa?» «Proprio così! Voglio sapere cosa sta succedendo e voglio saperlo adesso!» Penelope era abbastanza sicura che Colin non avesse detto alla sorella del ricatto di Cressida, a meno che il suo piano non prevedesse di fare in modo che Eloise pronunciasse la sua condanna a morte. «Non so cosa intendi», disse. «Devi sapere che cosa intendo», insistette Eloise, lanciando un'occhiata verso casa. Il portone si stava già aprendo. «Oh, diamine, la mamma e Hyacinth stanno già arrivando, dimmi tutto!» «Dirti che cosa?» «Come mai Colin ci ha inviato un biglietto orrendamente sibillino, ordinandoci di starti appiccicate come colla per tutta la sera?» «Davvero?» «Sì, e posso puntualizzare che ha sottolineato la parola colla!» «Ah, quindi non era un tuo modo per enfatizzare», commentò Penelope in tono asciutto. Eloise le lanciò un'occhiata truce. «Penelope, non è il momento giusto per prenderti gioco di me.» «E qual è il momento giusto?» «Penelope!» «Scusa, non ho resistito.» «Sai che cosa significa quel biglietto?» Penelope scosse la testa. Non era una bugia. Non sapeva davvero cosa avesse progettato Colin per quella serata. Proprio in quel momento si aprì lo sportello e Hyacinth balzò dentro. «Penelope!» esclamò con grande entusiasmo. «Cosa sta succedendo?» «Non lo sa», disse Eloise. Violet fece capolino nell'abitacolo. «Stanno litigando?» chiese a Penelope. «Solo un po'», rispose. Quindi si mise a sedere vicino a Hyacinth, davanti a Penelope ed Eloise.
Beh, tanto non potrei impedirglielo comunque. Dimmi un po', perché Colin vuole che ti stiamo appiccicate come colla? Domandò a Penelope. Non lo so assolutamente. Violet socchiuse gli occhi, come per valutare la sincerità di Penelope. È stato piuttosto enfatico. Ha sottolineato la parola colla. Ho saputo, rispose Penelope, proprio mentre Eloise diceva «Gliel'ho riferito». «L'ha sottolineata due volte», aggiunse Hyacinth. «È tutto molto intrigante». «In verità», disse Penelope, desiderosa di cambiare argomento, «quello che mi chiedo è cosa indosserà Colin». La frase attirò l'attenzione di tutte. «È uscito di casa con gli abiti da pomeriggio», aggiunse Penelope, «e non è tornato. Tua sorella pretenderà certo un abbigliamento da sera per il suo ballo». «Avrà preso in prestito qualcosa da Anthony», disse Eloise. «Hanno esattamente la stessa taglia, e anche Gregory in realtà. Solo Benedict è più alto di loro». Penelope annuì, fingendosi interessata mentre guardava fuori dal finestrino. Avevano rallentato, quindi dovevano essere giunti a Grosvenor Square. «Quanta gente ci sarà stasera?» domandò Penelope. «Credo che siano state invitate 500 persone», rispose Violet. «Daphne non organizza spesso balli, ma la scarsa frequenza viene bilanciata dall'opulenza delle feste». «Io odio la folla! Non riuscirò a respirare in modo decente stasera!» commentò Hyacinth. «Sono fortunata che tu sia la mia ultima figlia!» le disse Violet affettuosamente, ma con aria stanca. «Non avrei avuto l'energia per altri dopo di te!» «Peccato allora che io non sia stata la prima!» commentò Hyacinth con un sorriso sfacciato. «Pensate a tutta l'attenzione che avrei avuto, per non parlare della fortuna in denaro!» «Sei comunque una bella ereditiera», osservò Violet. «E trovi sempre il modo per essere al centro dell'attenzione», la schernì Eloise. Hyacinth sogghignò. «Sapevi», disse Violet a Penelope, «che stasera saranno presenti tutti i miei figli. Non ricordo l'ultima volta in cui siamo stati tutti insieme». «La vostra festa di compleanno?» domandò Eloise. Violet scosse la testa. «Gregory non aveva potuto lasciare l'università». «Non saremmo costretti ad allinearci in ordine d'età e cantare una canzoncina, vero?» chiese Hyacinth scherzando, ma solo in parte. «Vedo quasi la scena, i cantori Bridgerton. Faremmo una fortuna sul palco». «Sei di umore frizzante questa sera», osservò Penelope. Hyacinth scrollò le spalle. «Mi sto solo preparando per la mia prossima trasformazione in colla. Pare che richieda una certa predisposizione mentale». «Uno stato d'animo appiccicoso», domandò Penelope. «Esattamente». «Dobbiamo farla sposare presto», disse Eloisa alla madre. «Prima tu», ribatté Hyacinth. «Ci sto lavorando», commentò misteriosamente Eloisa. «Cosa?» Il volume dell'esclamazione venne amplificato dal fatto che esplose da tre bocche contemporaneamente. «Non aggiungerò altro», disse Eloise, e il suo tono di voce era del tutto convincente. «Andrò a fondo di questa cosa», affermò Hyacinth, rivolta a sua madre e a Penelope. «Non ne dubito», commentò Violet. Penelope si rivolse a Eloise. «Non hai scampo», disse. Eloise si limitò a sollevare il mento e a guardare fuori dal finestrino. «Siamo arrivate», annunciò. Le quattro signore aspettarono finché il cocchiere non ebbe aperto lo sportello,
e poi scesero una dopo l'altra. «Mio Dio!» disse Violet in tono di approvazione. «Daphne ha veramente superato se stessa!» Era difficile non fermarsi ad ammirare. Tutta Hastings House era splendente di luci. Ogni finestra era adorna di candele e all'esterno c'erano torce infilate nei candelabri a muro. Anche i valletti che accoglievano le carrozze avevano in mano una torcia. «Un vero peccato che non ci sia Lady Whistledown», disse Hyacinth con una voce che, per un momento, perse la sua classica sfumatura sfacciata. «Le sarebbe piaciuto da morire». «Forse è qui», osservò Eloise. «In effetti è molto probabile». «Daphne ha invitato Cressida Twombly?» domandò Violet. «Sono sicura di sì», rispose Eloise. «Comunque non penso che sia lei Lady Whistledown». «Ormai non ne è convinto più nessuno», ribatté Violet. «Venite ragazze, la serata ci aspetta». Hyacinth avanzò di un passo per accompagnare la madre, mentre Eloise si mise accanto a Penelope. «C'è magia nell'aria», osservò Eloise, guardandosi attorno come se non avesse mai visto un ballo a Londra. «La avverti?» Penelope la guardò, temendo che, se avesse aperto bocca, le avrebbe rivelato tutti i propri segreti. Eloise aveva ragione. C'era qualcosa di strano ed elettrico nella serata, una specie di crepitante energia, del genere che si avverte prima di un temporale. «Sembra un punto di svolta», rifletté Eloise. «Come se la vita di una persona potesse cambiare completamente in una sera». «Che stai dicendo, Eloise?» domandò Penelope, allarmata per l'espressione negli occhi dell'amica. «Nulla», rispose l'altra scrollando le spalle. Le restò tuttavia un sorriso misterioso sulle labbra, mentre prendeva a braccetto Penelope e sussurrava: «Andiamo, la serata ci aspetta».